Salve a tutti, salve a tutte, ben ritrovati per un nuovo appuntamento della mia serie web Italiani in Portogallo. Storie di italiani che hanno deciso di lasciare l'Italia ed arrivare qui in Portogallo per aprire la propria attività. Oggi una nuova ospite, un'italiana, un'architetta, ma voglio presentarvela utilizzando le sue parole. Lei è una viaggiatrice di luoghi ed esperienze. Ha vissuto in Europa, da Roma, dove è nata, poi è passata a Venezia, Parigi, l'Olanda e poi finalmente arriva qui a Lisbona. Le scrive sul suo sito: "Credo nel movimento e nel cambiamento, nell'essere in un continuo processo di apprendimento da cui poter sempre trarre il meglio. Basta essere curiosi e disponibili." Beh, con una presentazione del genere, ora non ci resta che aspettare che Veronica mi raggiunga per raccontare la sua storia. Ciao Veronica, benvenuta! Grazie per aver Grazie. accettato questo invito per raccontare la tua storia. Grazie mille per l'invito, sono molto felice di essere qui E io con sono voi. felice che tu sia qui anche perché la tua storia è molto interessante. Io ho iniziato poco fa a presentarti, ho letto anche una parte del tuo sito che mi è piaciuto molto, di chi sei e come sei arrivata a Lisbona. Allora, Veronica, sono architetta di Roma originaria, ma nomade, ormai sono 20 anni e più che giro, perlomeno l'Europa, sono rimasta in Europa ma non mi sono mai fermata e sono qui a Lisbona adesso da 6 anni. Sono arrivata per caso, nel senso che prima di venire qui in Portogallo ho vissuto e lavorato 10 anni in Olanda, sempre come architetta, dove ho incontrato un bellissimo portoghese che è diventato il mio compagno e dopo 10 anni in Olanda avevamo deciso di lasciare l'Olanda per vari motivi e la nostra, diciamo, la nostra idea era quella di tornare in Italia e in particolare a Milano perché per noi architetti era forse la città che offriva più possibilità. Nel mentre del trasloco, a causa di tutta una serie di eventi inaspettati, tra cui il fatto che poi sono rimasta incinta della mia seconda figlia, invece di andare subito a Milano, abbiamo detto: ma dai, facciamoci qualche mese in Portogallo. Mio compagno è di Porto, ma abbiamo molti amici a Lisbona, quindi abbiamo detto: va bene, tappa a Lisbona. La tappa a Lisbona ci è piaciuta così tanto che abbiamo detto: ma sai cosa, ci rimaniamo a Lisbona. Questa era, diciamo, è la qualità di vita che stavamo cercando e abbiamo deciso di restare. Beh, bello, e poi mi piace, no, che parliamo sempre, spesso, no, anche io e molti altri ospiti di questa serie web parlano del caso. Io dico sempre: il caso non esiste, secondo me, e lui ha detto, no, per tutta una serie di situazioni, quelle situazioni era praticamente il Vero. destino che era lì che ti punzecchiava, no, dove vai, dove vai, devi venire a Lisbona. E quindi niente, dai, dal Probabile. compagno portoghese in Olanda, ti prego, più segno di questo, secondo me, segnone. Dovevo arrivarci in qualche Sai modo. come nei cartoni animati Vero, vero. quelle frecce rosse che indicano? È più di Neanche quello. tanto sottilmente, ma insomma, in qualche modo ci siamo arrivati, ecco. La nostra. Veronica. Quali sono state magari le difficoltà, oppure probabilmente non ce ne siano state? Comunque, come ti sei approssimata, approcciata con questa nuova realtà? Beh, è stato, sicuramente sono privilegiata, nel senso che appunto compagno portoghese, conoscevo la famiglia, avevamo amici, già parlavo un pochino, quindi diciamo già conoscevo in parte la cultura, quindi sono arrivata avvantaggiata da quel punto di vista. Dal punto di vista lavorativo, svantaggiata completamente, nel senso che sapevo che non avrei mai trovato lavoro come architetta qui in Portogallo. È stata proprio una consapevolezza molto chiara sin dall'inizio. Perché appunto comunque sono arrivata con 43 anni, con una famiglia, con una serie di esperienze in studi a livello internazionale e per esperienza, parlando anche poi con amici del mio compagno, diciamo il mercato del lavoro per gli architetti qui in Portogallo è molto simile a quello in Italia, per cui non ci sono un certo tipo di possibilità. Sapevo che non avrei mai trovato lavoro e se l'avessi trovato avrei trovato qualcosa molto faticoso, dove avrei dovuto fare molti compromessi, dove probabilmente non sarei riuscita ad avere quella qualità di vita che stavo cercando.
Quindi mi sono dovuta reinventare e ho iniziato a pensare, allora, cos'è che faccio con la mia esperienza, con le mie capacità, con i miei interessi, anche con la mia curiosità, perché sono sempre stata appunto una molto curiosa. E quindi ho iniziato a lavorare come consulente per architetti. Quindi ho clienti qui in Portogallo e in Italia e anche alcuni mi è capitato ad avere in Inghilterra, in Germania, grazie anche ai tanti contatti che ho fatto durante i miei anni di lavoro. E quindi io aiuto gli architetti a lavorare meglio, nel senso che è risaputo che gli architetti, da un punto di vista di organizzazione e di efficienza, non hanno una formazione, non hanno una formazione soprattutto a livello di business, nel senso che non si vedono come imprenditori, si sentono più artisti perché questa è la formazione che riceviamo all'università, e sto parlando in particolare di Italia e Portogallo e credo anche Spagna. Avendo però lavorato all'estero e in Olanda per molti anni, ho visto tutta un'altra maniera di fare architettura, dove c'è sempre la creatività, c'è sempre l'innovazione, ma c'è anche un lato del facciamo business, cerchiamo di avere una vita equilibrata, cerchiamo di far funzionare le cose. E quindi ho iniziato questo lavoro di consulenza dove lavoro, diciamo, a 360 gradi, nel senso dall'organizzazione della squadra, la comunicazione, l'organizzazione dei progetti, ma anche i miei clienti mi dicono che sono un po' una psicologa, quando facciamo le nostre sessioni. Riescono a parlare con me di tante cose con cui non riescono a parlare con i propri colleghi rivali, perché appunto ci sono anche molte rivalità e non c'è molta comunicazione da questo punto di vista nella nostra categoria, e affrontare tutti quei problemi che sono il loro quotidiano, ma a cui appunto non hanno trovato risposta, non hanno avuto formazione, dal come gestire le risorse umane anche da un punto di vista proprio psicologico, emozionale, al come costruire un business development per lo studio, un po' tutto. Ed è quello che ho iniziato a fare piano piano. Prima attraverso i contatti, poi il passaparola, poi il sito, poi i miei workshop, e mi sto inventando costantemente. No, è bello e poi tanto di cappello. Ti dico la verità che quando ho poi all'inizio ho scoperto questo il tuo lavoro, devo dire la verità, non avevo capito bene. Vabbè, un po' anche perché io effettivamente poi nel pratico io, a parte di immaginarvi un po' l'idea romantica, no? Su questi fogli grandi con le squadre, lo so che ormai è computer, però vi Ormai immagino purtroppo le squadre, le matite, i non è colori, bello. non lo so. Ho questa immagine romantica, magari oltrepassata, degli architetti e quindi effettivamente quando io un po' ne abbiamo parlato, un po' ho letto che tu aiutavi a gestire poi il lavoro dell'architetto, effettivamente ho detto, ma ovvero passa i Ovvero? fogli, passa le matite, non avevo capito. Quindi facciamo finta che anche chi ci sta vedendo non capisce, magari è un architetto o un'architetta che sta venendo a Lisbona o sta a Lisbona e vuole comunque magari sviluppare il proprio progetto in una forma più organizzata, come tu dicevi. Quindi io ti contatto, ti dico, Veronica, ho questo progetto di architettura. Come mi puoi aiutare? Quindi come funziona diciamo il tuo, da dove inizia Sì. e come si svolge, diciamo, il tuo lavoro se qualcuno ti contatta? Normalmente appunto mi contattano con già una serie di problemi che vogliono risolvere, che può essere abbiamo un progetto grande che non sappiamo come organizzare, spendiamo tantissime ore a studio, ma le cose non riescono ad andare avanti, non riusciamo a consegnare in tempo, continuiamo a assumere nuove persone che se ne vanno via subito, non sappiamo come tenere le persone qui a studio, tutta una serie di problemi, o anche semplicemente appunto vorremmo cercare di allargare il nostro business, ma non sappiamo bene come, in quale mercato potersi inserire, tante questioni. Normalmente quelle sono le questioni iniziali, da cui io di solito ci facciamo una bella chiacchierata, nel senso che si fa un incontro, chiacchiera per analizzare varie cose, dopodiché io faccio un piano d'azione, verifico, con te in questo caso se può andare, se ti riconosci negli obiettivi,
obiettivi che ho stabilito e soprattutto poi nella strategia per arrivare a questi obiettivi. E pian piano quello che faccio a seconda dei progetti è avere sessioni settimanali o bisettimanali dove ci riserviamo 2 ore a vedere, parlare, io a formare su alcuni temi e anche a lavorare insieme. In una maggior parte degli studi con cui lavoro, io passo anche una settimana, adesso fase pandemia, non è così facile, ma passavo anche una settimana a studio, nel senso una mosca, mi mettevo lì, mi mettevo in un angolino, cercavo di capire tutto, da come funzionava il server, a come erano organizzate le cartelle, come veniva usato i nostri software principali, tipo AutoCAD, vedere come si svolgevano le riunioni, qual era il ritmo di lavoro, qual era il linguaggio, qual era tutto, Veramente una tutto, psicologa, eri tutto. lì un Sì, profiler. tecnicamente sì, esattamente. E quindi pian piano, e poi preparavo materiali, facevo workshop con la squadra, con loro, su come comunicare, su come organizzare meglio un progetto, sul anche semplicemente iniziare a porsi certe domande, mettere in discussione un po' tutto. Una delle cose che mi piace di più fare e che mi piace più studiare è l'abitudine. Nel senso che il 90% di quello che noi facciamo è abitudine, e anche sul lavoro abbiamo acquisito tutta una serie di dinamiche che non mettiamo quasi più in discussione, sono semplicemente reiterate, assorbite, e basta certe volte cambiare piccolissime cose per avere già dei risultati incredibili. E quindi inizio a lavorare un po' su questi, su certi pattern, sulle abitudini, e quindi aiutare poi i miei colleghi nel cercare di lavorare meglio, quindi avere più tempo per progettare, perché la gran parte degli architetti purtroppo viene oberato da qualsiasi altra questione urgente, senza fare le cose davvero importanti, che è progettare, che è seguire progetti con una certa qualità. Quindi riappropriarsi del proprio tempo, della propria dimensione, anche un po' del controllo, che non siamo abituati a fare. Di solito noi architetti siamo sempre un po' all'ultima ruota del carro, e quindi no, riappropriarsi proprio del nostro ruolo, che è un ruolo strategico fondamentale e che spesso invece trascuriamo. E Veronica, una cosa però volevo capire meglio, soprattutto per chi ci sta guardando, no? Magari si identifica in questa ipotesi che tu stavi giustamente esponendo, però facciamo finta che io non ho già il mio studio, non ho già le problematiche, non ho già questa abitudine, no? Di cui tu parlavi per eventualmente modificare qualche dettaglio per poi poter promuovere meglio il mio lavoro. O comunque essere più produttiva. Ma se io volessi proprio iniziare da zero, quindi io ho soltanto una formazione e vorrei aprire il mio studio, tu aiuti anche in questo, quindi a partire da zero, o risolvi solo delle dinamiche? Io posso aiutare anche a partire da zero. Non mi è mai capitato finora, ma mi capita di tutto, quindi penso che ho l'esperienza di aver lavorato in studi che partivano da zero. Sono partita io da zero tante volte. Quindi sicuramente io posso, penso, la cosa che secondo me è più indicata per una situazione del genere è io aiuto a costruire la struttura, cioè tutto ciò che è dietro. Parliamo di organizzazione, di server, di impostare software, impostare la squadra, impostare il workflow del progetto, diciamo tutta la parte strutturale pratica che c'è dietro, in modo che una volta che si ha questa struttura in funzione, poi bisogna lavorare. E il fatto di non avere una struttura che funziona tira via tantissimo tempo e tantissima energia mentre si sviluppano i progetti e mentre si sviluppa il proprio business. Quindi avere già questa parte ben strutturata, aiuta tantissimo poi a potersi concentrare sulle cose che interessano. No, ti facevo questa domanda perché, sai, a me capita spesso di ricevere, ora non solo ovviamente nell'ambito dell'architettura, però spesso ci sono persone che vengono da una certa area professionale e mi chiedono effettivamente se poi in Portogallo quel tipo di figura professionale era richiesta o se il mercato era già saturo e quindi da lì sorgeva la domanda perché molto spesso chi vede questi video sono esattamente persone che hanno l'intenzione di venire in Portogallo, magari ovviamente scelgono l'episodio che riguarda l'area professionale.
professionale in cui esercitano e quindi prendono lì spunto, prendono informazioni. Infatti, da qui mo, praticamente la mia prossima domanda è proprio quella di come tu hai iniziato. Quindi tu ti sei reinventata, sapevi che non avresti potuto svolgere il tuo lavoro proprio di architetta e quindi ti sei reinventata, hai inventato, no, questo lavoro, e questo è stato anche poi il motivo del mio invito, perché la serie web è proprio sugli italiani che si trasferiscono e si creano, no, la propria attività e quindi queste storie di successo. Ma quando sei, quindi eri a tavolino, hai pensato, ok, non posso fare l'architetta, cosa posso inventarmi? Ed è nato questo progetto. Quando è nato questo progetto, poi, cosa hai dovuto fare? Non so, ora magari dico cose sbagliate, Certo. ho dovuto registrare una marca, hai dovuto combattere con la famosa burocrazia portoghese. Guarda, la famosa burocrazia portoghese, onestamente, essendo italiana, ho avuto pochissimi problemi con la burocrazia portoghese. So che è una cattiva fama, ma nella mia esperienza ha funzionato molto meglio di quella italiana, nella gran parte dei casi, a dire la verità. E a dire la verità, a livello quella olandese, che voglio dire, non è male. Diciamo, la prima cosa che ho fatto quando ho iniziato a lavorare su questa idea è stata parlare, parlare, parlare. Quindi iniziare a trovare contatti. Dai pochi contatti che avevo di amici portoghesi architetti, trovarne altri, farmene consigliare altri, andare davvero a presentarmi, rompere le scatole, far vedere un po' quello che facevo, iniziare così pian piano a raccogliere informazioni di come meglio mi sarei potuta inserire. Come consulente, il processo, diciamo, burocratico è stato molto semplice. Ho aperto la mia attività nas finanzas, come architetta e come consulente, e quindi poi ho trovato un buon commercialista che mi appoggia in tutte queste cose, perché comunque ogni sistema è diverso e ha tutte le sue complicazioni. Quindi un Infatti ce buon l'ho anch'io il mio commercialista. commercialista, fa tutto lui, non voglio sapere di Esatto. ogni anno cambia qualcosa. Una cosa complicata. Ho avuto la fortuna di trovare un commercialista che ha a che fare con architetti e quindi conosce le varie situazioni a cui io, insomma, in cui io mi trovo, ma anche dove i miei clienti si trovano. Quindi la cosa funziona molto bene, per fortuna. E ho iniziato così, piano piano, iniziando col sito. Poi mi ha aiutato tantissimo a costruire il sito per chiarirmi le idee di cosa volevo fare, di che servizi fare. E poi devo dire, è stato tramite contatti che ho iniziato ad avere i primi clienti. Tramite contatti ho avuto, io anche faccio formazione all'Ordine degli Architetti, proprio in efficienza e in organizzazione del lavoro di architettura. E quindi da lì ho iniziato anche a sviluppare, sono diventata formatrice, ho iniziato a sviluppare workshop, ho iniziato a sviluppare così attività formative. Però sì, direi la cosa fondamentale, davvero, indagare, analizzare e trovare i contatti giusti per poi avere le informazioni giuste. No, mi sa che hai dato veramente tantissimi spunti per chi volesse appunto intraprendere questo percorso. Volevo soltanto ricordare, visto che hai citato più volte il tuo sito, che dopo io metterò nella descrizione in basso di questo video i tuoi contatti, il link del tuo sito, anche perché lì c'è la sezione di workshop, quindi praticamente poi possono approfondire tutto quello che un po' hai riassunto in poche parole. Lì poi c'è tutto scritto. Il sito, lo ricordo, è sia in italiano che in portoghese, quindi avete tutte le informazioni. Poi oltretutto io metterò i contatti diretti di Veronica nel caso in cui siate architetti e architette che vogliono un aiuto. Quindi potete lanciare il vostro SOS a Veronica, che lei sicuramente poi vi ricontatterà. Veronica, a questo punto cosa bolle in pentola? Hai qualche altra idea che stai sviluppando? Che magari se ce lo puoi dire, ovviamente, Certo. o proprio che sta già in work in progress, quindi che già stai sviluppando? Ma adesso è da qualche anno che lavoro con una società qui,
portoghese, fondata da un portoghese e da un italiano, che è una delle migliori società di immagini 3D, video e realtà virtuale per architettura a livello, penso, europeo. Con loro lavoro già da diversi anni, proprio perché per la natura del loro lavoro hanno un'organizzazione, un workflow molto complesso, e quindi ho iniziato ad appoggiarli nell'organizzazione, nel coordinamento, e sto lavorando con loro per sviluppare ancora più progetti, ancora più servizi. Un'altra cosa a cui tengo molto, sto iniziando un nuovo ciclo di workshop, alcuni con l'Ordine degli Architetti e altri invece gestiti da me sulla mia piattaforma, molto concentrati sul lavoro in remoto. È una cosa a cui io tengo molto, perché effettivamente dall'anno scorso è una realtà ormai per tutti, e anche per gli architetti, e gli architetti forse hanno avuto più difficoltà ad adattarsi a lavorare in remoto e allo smart working, che non è lavoro in remoto. Smart working è un'altra cosa, non è lavoro in remoto e non è telelavoro, diciamo che la terminologia è molto più, più specifica da quel punto di vista. Io personalmente credo molto nei benefici, nei vantaggi dello smart working anche per gli architetti, e quindi ho già svolto con successo alcuni workshop mirati proprio al preparare gli architetti a questa nuova epoca, perché il lavoro remoto, lo smart working non andrà via, diventerà una realtà sempre più presente nella nostra vita, secondo me, e per i benefici che può portare. E quindi sto sviluppando una serie di iniziative, di workshop in questo senso. E troveremo tutto nel tuo sito, già hai annunciato. E si troverà tutto, sto per annunciare, con l'Ordine degli Architetti abbiamo già una formazione in maggio e in giugno di efficienza, organizzazione dello studio di architettura e anche smart working, che lavoro in remoto, e poi inizierò a fare dei workshop invece sulla mia piattaforma più focalizzati, anche perché una cosa che mi sono dimenticata di dire, questi tipi di workshop io li faccio anche su misura, quindi sono se uno studio di architettura ha delle esigenze particolari per la sua squadra, e sono ormai tutti i workshop sono in remoto, io organizzo workshop su misura su vari temi, e quindi poi seguo la squadra nella loro formazione in questo senso. E chi ci sta guardando quindi è ancora in tempo eventualmente per potersi iscrivere ad alcuni di questi? Assolutamente, assolutamente. Ok, sì. Perfetto. Quindi invitiamo tutti poi ad andare sul tuo sito nella sezione workshop, in modo che potranno curiosare quali sono i workshop che attiverai, e in modo tale che poi chi volesse iscriversi, lo ripetiamo, sono in remoto, quindi potete essere in qualsiasi parte del mondo, esattamente in Portogallo come noi, quindi potete tranquillamente poter partecipare anche se siete in Giappone o a Sydney. Allora Veronica, io faccio sempre il domandone a tutti gli italiani, ovvero anche se un po', vabbè, si è già capito, però la faccio sempre perché la faccio a tutti, quindi non può mancare. Non sarebbe giusto non fartela. Ti piacerebbe, oppure hai idea di restare in Portogallo, tornare in Italia, o perché no continuare il tuo giro in Europa? Io appunto, come dicevo, sono un po' una nomade, quindi faccio molta fatica a pensare che rimarrò ferma. Amo moltissimo il Portogallo, amo moltissimo Lisbona, ma appunto di mio faccio fatica a pensare tra 10 anni magari, o che mi fermo qui, diciamo. Quindi il mio grande sogno sarebbe tornare in Italia ad un certo punto. Quindi mi piacerebbe, quello che mi piacerebbe sviluppare è un'attività che sto facendo, riuscivo a viaggiare un po' di più prima con il mio lavoro, riuscivo ad avere clienti in Italia e quindi fare viaggiare tra Italia e Portogallo, mi piacerebbe riprenderlo, però direi che mi piacerebbe tornare un giorno in Italia, o perlomeno fare appunto 50-50, stare un po' in Portogallo, stare un po' in Italia. Trasferirmi completamente da un'altra parte non ci sto pensando, però non si sa mai, io sono sempre una aperta alle possibilità. Ho traslocato, non so, ho vissuto in 11 città diverse, quindi penso che
Quindi Non mi sono male male che detto poi potresti niente. anche aprire un'azienda specializzata in trasporti Io internazionali. direi, ecco, questo ci ho pensato all'inizio quando mi dovevo reinventare da architetto, ho detto sarà mai che posso fare tipo coach consulente per qualcuno che deve espatriare e ricostruirsi una vita da qualche parte, perché da quel punto di vista sono abbastanza ferrata, Beh, appunto, sì, direi proprio. non mi spaventa più niente. E proprio parlando di consigli e di coaching, giusto visto che siamo in chiusura, manca pochissimo. Se volessi, non dico lanciare un appello, ovviamente, però se volessi lasciare qui qualche consiglio a qualche architetto o architetta che ha visto questo video e magari è nato, no, un po', è sbocciato quel fiore che vuole far rivenire qui in Portogallo, quali sono i consigli? Ovviamente da architetta, che daresti, prima di farli arrivare qui? Beh, io direi ci sono diversi siti, tra i primi penso uno dei migliori secondo me si chiama Espaço de Arquitetura e sono siti che trattano dell'architettura portoghese nello specifico. Ci sono tantissimi ottimi studi di architettura qui in Portogallo a diversi livelli. Quindi consiglierei di studiare, a parte i grandi, Sisa, Sotodemora, Aires Mateus, ci sono tantissimi Hai ottimi nominato studi. Sisa e mi si è rovinato l'anima. No, ci sono tantissimi ottimi studi dove secondo me vale davvero la pena fare esperienza. In Portogallo c'è una proprietà dell'inglese molto sviluppata, quindi in tanti studi sì, ci sono già ragazzi stranieri che magari non conoscendo subito il portoghese si inseriscono, ma si può lavorare in inglese. Quindi iniziare a informarsi, mandare curriculum, penso che ci sono davvero delle ottime possibilità per crescere professionalmente qui in Portogallo. Quello che dico a tutti, sia in Portogallo, Italia, Olanda, da qualsiasi parte, è sapere bene cosa si sta cercando, perché ci sono talmente tante cose, il nostro lavoro è talmente complesso, che è importante sapere bene cosa si cerca, che tipo di formazione si vuole avere, che tipo di architettura si vuole fare e quindi iniziare a trovare il posto dove poterlo sviluppare. Bene, quindi mi raccomando, non temete per la lingua, anche se io consiglio sempre, magari chi ha intenzione, un piccolo corsetto di portoghese anche di 3 mesi in Italia, io lo farei. Ormai ci sono tantissime, non solo l'università, ma esistono un sacco di associazioni, tantissime associazioni che fanno anche in remoto, quindi ancora una volta, non Per avete noi problemi. italiani penso si Esatto. impara facile. Esatto. Comunque, per fortuna tu hai detto questa cosa molto importante che si può lavorare con l'inglese. E poi, ovviamente, avere le idee chiare, come tu dicevi, e quindi se volete fare, ora scusate l'ignoranza, però se volete fare interior design, non iniziate a mandare curriculum magari a quelli che costruiscono i centri commerciali. Esattamente, esattamente quello. Scusate il linguaggio non adatto al campo, No, però ma è l'esempio perfetto, diciamo. cioè, se uno vuole fare i biscotti, non manda il curriculum a quello che fa le Esatto. sedie. Quindi, idee chiare, come ha detto Veronica, quindi fate una grandissima ricerca, però sicuramente poi troverete il vostro sbocco. Se avete problemi, contattate Veronica. Sono qui per questo. Ecco, che lei sicuramente o con i workshop, Risolvo problemi, è il mio lavoro, esatto, risolvo o problemi. workshop, ripetiamolo, no, che li fai anche personalizzati, quindi contattate Veronica e lei poi vi aiuterà o a partire da zero o comunque a risolvere eventuali problemi oppure a migliorare, perché non è soltanto una questione di problemi, anche a migliorare il Certo. progetto che già avete in corso. Veronica, io ti ringrazio perché hai dato veramente Grazie a tantissime te. informazioni, poi è stata una storia molto, molto bella quella che hai raccontato e spero che riusciremo a rivederci presto. Contiamo in un cafesigno, prima o Ecco, poi nel ce la faremo. caffè e nulla, io ti ringrazio ancora, ripeto che tutti i contatti di Veronica li troverete nella descrizione in basso del video e quindi ora praticamente siamo giunti ai saluti. Ti ringrazio ancora Veronica e ti saluto. Grazie Ciao. Liliana, a presto, ciao a tutti.
Bene, spero che anche questa storia di italiani in Portogallo vi sia piaciuta e magari vi abbia un po' messo la pulce nell'orecchio per intraprendere anche voi questa avventura. Come sempre, se avete domande, se avete dubbi, volete contattare me o volete contattare Veronica, avete i contatti nella descrizione di questo video oppure potete scrivere nei commenti ed io vi metterò in contatto con Veronica. Se volete raccontare la vostra storia, quindi volete essere anche voi protagonista di questa serie web, mi raccomando, scrivetemi via email o attraverso le reti sociali o anche qui in basso, nei commenti di questo video. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, seguire il canale se non lo seguite ancora, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video settimanali che io pubblico sul Portogallo, e nel caso in cui vogliate saperne di più, già sapete chi contattare. Bene, ora non mi resta che salutarvi e dirvi ciao, alla prossima!